Una misteriosa figura si aggira di notte tra i meli della Val di Non, armata di roncola, taglia le piante. Racket o vandalismo? L'inviata Roberta Badalone. Va chiamata la roncola selvaggia in nonne. Lo chiamano così, roncola selvaggia, in scacco migliaia di agricoltori, Val di Non, Trentino, meleti ovunque, per raggiungere il cuore delle piantagioni occorre avventurarsi tra la neve, ma è qui che agisce il vendicatore solitario. È il colpo più grosso, 900 piante in una sola notte. Io sospetti li ho, ma è bene che mi ritenga per me. Taglio da professionista, quell'altezza che mette KO l'albero, contraddizione di una valle che è al top della produzione europea, giro di affari, circa 200 milioni di euro l'anno. Può essere uno, Tizio, Caio, però. Ma è uno di voi, eh? Certo. E roncola selvaggia non fa sconti a nessuno, Terres, il sindaco, casa e mele, proprio davanti, punito anche lui, 100 alberi fatti fuori. Sono tutti in difficoltà perché non sai mai, dal giorno all'altro te li possono tagliare, insomma, no?